Buonasera cari lettori di Edizione Caserta, siamo qui al Bar Sgambato con il nostro sindaco Giovanni Ferrara. Buonasera signor sindaco. Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora signor sindaco, vogliamo tranquillizzare un po' i nostri lettori per quello che sta accadendo negli ultimi tempi sul comune di San Felice a Cancello, un po' con i candidati di Forza Italia e Lega Nord? Certo, gli elettori devono stare tranquilli, ma deve stare tranquillo soprattutto il Paese, perché il nostro impegno è uno solo, è quello detto in campagna elettorale, e cercare di portare San Felice a Cancello a una posizione, a un punto diverso. È ovvio che ci sono dei piccoli mal di pancia all'interno e anche tra i non eletti, ma qua ci sarà la maturità da parte di ognuno di noi per superare questi piccoli screzi, perché il bene supremo, la cosa importante è San Felice a Cancello, e quindi abbiamo la preparazione, la maturità, la coscienza di affrontare e di superare nel più breve tempo possibile questi piccoli problemi. Per quanto riguarda invece l'assessore di Casale Enrico Pignatta, ci può dire qualcosa al riguardo? Per quanto riguarda gli assessori, Enrico è un amico, un professionista, è una persona competente, come lo sono tutti gli altri assessori, che in questa fase devo ringraziare tutti i partiti e le liste civiche che mi hanno permesso di scegliere in piena autonomia gli assessori. Stanno facendo tutti un ottimo lavoro, è ovvio che ci deve essere ancora quel gioco di squadra, manca ancora un assessore donna, io spero che lo riusciremo a completare al più presto, al meglio, perché la squadra deve essere completa e le idee devono venire da tutto e chiunque. Io apprezzo l'iniziativa dell'assessore Guida, assieme all'iniziativa di alcuni consiglieri comunali, dove hanno chiesto proprio un intervento della cittadinanza in modo attiva per cercare di dare una mano a tutti gli operatori, a tutti i dipendenti, per dare un'immagine diversa di San Felice a Cancello. Ci riusciremo, solo che noi abbiamo un piccolo difetto: vogliamo accelerare un po' troppo i tempi. Anche per questo stanno facendo un po' di lotta affrettata, un braccio di ferro duro nei confronti della Battol, la società che gestisce i rifiuti. Io voglio ringraziare ed apprezzare ancora una volta gli operatori ecologici, che svolgono un grande lavoro. Per noi è sempre poco, anche dovuto al fatto che i dipendenti ne sono pochi rispetto al contratto. Noi chiederemo, e fin quanto non ci sarà il rispetto totale del contratto firmato con la Battol SRL, noi non ci fermeremo purtroppo nel rispetto proprio di tutti gli altri contratti. L'avevamo detto in campagna elettorale, cercheremo di controllare puntualmente tutti i contratti, i più importanti, che il Comune di San Felice ha nei confronti degli altri. Stiamo studiando anche alcuni accorgimenti nell'interesse sempre della cittadinanza per quanto riguarda la gestione dell'acqua, del consorzio idrico. Questo verrà fatto un incontro nelle settimane successive con la dirigenza del consorzio idrico per quanto riguarda alcune discussioni della concessione che esiste su San Felice a Cancello, perché noi vogliamo rimanere tutto in regola, ma soprattutto nell'interesse delle future generazioni, perché un eventuale danno oggi comporterebbe un danno irreparabile per le future generazioni. Quindi questo non lo permetteremo mai. Grazie mille, ringraziamo il sindaco Giovanni Ferrara per averci concesso questa intervista.